Bella raga, è domenica e come ogni domenica siamo qua oggi con un nuovo episodio di TG Hype. Per la prima volta dopo un sacco di tempo ho svuotato la cartina SD, mi sono ricordato di caricare la macchina fotografica e quindi non siamo preoccupati con il tempo e posso parlare senza problemi. Quindi non so se vi può far piacere per voi un problema, comunque sono tranquillo. Come all'inizio di ogni video vi ricordo di passare dal mio Instagram, che vi lascio qua sotto in descrizione, perché all'inizio di ogni video saluterò i miei ultimi due follower di Instagram, che in questo caso sono smisi.stetro e Nico2907. Quindi bella raga, se volete essere salutati seguitemi e gli ultimi due follower li saluterò nel prossimo video. Tra l'altro, parlando anche di video, non so se avete visto, ho cominciato a fare dei vlog anche un po' più a caso e ne ho fatto uscire uno un paio di giorni fa che ha fatto pochissime visualizzazioni, quindi se magari lo siete persi e non l'avete visto magari non ve ne frega un cazzo. Faccio l'unboxing delle Jordan 1 in collaborazione con Off-White nella colorway UNC, vi lascio il link qua sotto, comunque lo vedete qua da queste parti. E semplicemente mi farebbe piacere che lo vedeste per sapere cosa ne pensate di questo tipo di vlog. In ogni caso, continueranno ad arrivare. Adesso che mi sono spammato abbastanza, vi dico soltanto di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se ancora non l'aveste fatto e cominciamo subito. La prima notizia riguarda la release di un pack contenente delle Oswego Replicant insieme a tre paia di calzini, mi pare. Questo pack è uscito il 28 giugno e sinceramente non so se è ancora disponibile, però comunque ve ne devo parlare perché anche se non è disponibile nel pack, comunque in qualche modo le Oswego si trovano sempre. Quindi se magari foste persi questa release, sappiate che sono uscite queste scarpe che a parer mio, fra le Oswego che a me in generale come scarpe fan cagare, questa color è molto carina. Come avete visto i colori principalmente sono lilla, bianco, rosso e blu, che ricorda leggermente la bandiera americana. Come vi ho detto, questa color a parer mio è carina, il prezzo dello Oswego come sempre è troppo alto, però se lo volete prendere vi lascio il link sotto di Hot Pump dove vi parlo di questa notizia. Niente. Notizia che mi fa molto piacere: a Cold Wall collabora con Nike per una nuova Air Force One. Almeno da quello che sta dicendo Pirates, che secondo questa pagina di leaks a ottobre dovrebbe rilasciare una nuova sneaker in collaborazione con Nike. Quali sono le caratteristiche di questa sneaker? Fondamentalmente non si sa. Dal disegno che si vede pubblicato da Pirates si vede soltanto un Air Force One, in questo caso black, ma dovrebbe essere rilasciata anche in colorazione white, con l'etichetta praticamente del lavaggio classico di A Cold Wall. Io sono molto curioso di vedere che faranno questi due brand, perché come sapete sono un fan di Nike e la roba che fa Cold Wall mi piace un sacco. Sono veramente curioso di vedere come continueranno e cosa faranno in questa collaborazione. Fatemi sapere se anche voi siete interessati a questa collaborazione in particolare o se non ve ne frega un cazzo e A Cold Wall vi fa schifo come marca. Sneaker & Stuff collabora ancora una volta con Adidas, in questo caso con delle Young 1. Queste sneaker che a me non piacciono dovrebbero essere state modificate dallo store di Sneaker & Stuff e rese uniche. Non si sa ancora una data di release, non si sa ancora un cazzo, fondamentalmente c'è semplicemente la scritta Coming Soon pubblicata da questo store. Le colorway che si sono viste sono una tutta bianca e una tutta blu molto scuro, quasi tendente al viola. Io come vi ho detto, sta colorway non mi piace, non mi era piaciuto neanche quello che avevano fatto con Converse le One Star. Però a un sacco di gente era piaciuta, fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, secondo me sta roba fa un po' cagare. Come sapete sono uscite da poco le React Element 87, scarpe che a un sacco di gente sono piaciute anche per il loro lato, tipo traslucido così, che si vede attraverso. Scarpe che sebbene non siano tanto nel mio stile, anche io devo ammettere che mi sono piaciute abbastanza, ma a quanto pare Nike sta lavorando a un modello più economico di questa sneaker, ovvero le React Element 55, che hanno a quanto pare la sola differenza che il materiale non è traslucido e quindi rilasceranno una madonna di colorway diverse e il prezzo di retail dovrebbe essere di $130. Questa nuova sneaker dovrebbe essere rilasciata a dicembre, quindi fra ancora un bel po', circa 6 mesi, e niente, vedremo se sarà veramente così, come saranno, quale sarà il prezzo di retail ufficiale e tutto il resto. Sinceramente a me sta roba fa piacere perché è anche bello avere una controparte più economica e anche più sobria rispetto alle altre, al modello classico dell'87. Ovviamente non hanno questo lato particolare, ma comunque hanno la suola in React che è comodissima e la silhouette della sneaker a parer mio è molto bella. Nuova collaborazione sempre fra Nike, in questo caso con Black Comme des Garçons. Cosa hanno fatto questi due brand? Durante la Fashion Week di Parigi hanno presentato una nuova sneaker in collaborazione, ovvero le Footscape NM. Ma come si capisce già dal nome di Comme des Garçons Black, queste scarpe sono tutte nere con una specie di logo CDG tutto sul lato. La scarpa, come avete capito, è molto scura, è molto netta. A me non fa impazzire, ma perché a me non piacciono tanto le scarpe monocolore, soprattutto se le scarpe così abbondanti, proprio grosse. Però non posso dire che la sneaker è brutta. A me non fa impazzire, non me le comprerei mai, non ci andrei mai in giro, ma c'è veramente roba 100 volte peggiore.
Comunque, sfortunatamente per queste sneaker non si sa ancora né una data di release, né un prezzo di retail, né in che quantità saranno rilasciate. Quindi non ci resta altro che restare connessi e vedere come si evolverà la situazione e come e quando verranno rilasciate. Ve l'avevo già anticipato settimana scorsa, nuova collaborazione fra Palace e Adidas, collaborazione più studiata negli ultimi 50 anni, se ne parla veramente dappertutto, una collaborazione incredibile. Infatti questi due brand hanno avuto la geniale idea di prendere dei capi semplicissimi, tutti bianchi, e hanno aggiunto il loro logo insieme e basta. Vabbè ragazzi, a parte le stronzate, come avete capito, questa collaborazione è carina, ma perché non la potevano sbagliare? Hanno preso veramente della roba da tennis, l'hanno presa, se l'hanno ficcata addosso dei modelli, ci hanno messo il logo di Palace, Adidas, tipo con dei colori francesi, e basta, la collaborazione finisce qui. Adesso starete vedendo tutti i vari pezzi che stanno scorrendo, cioè, ci sono cappellini, calzini, ombrelli, palle da tennis, polo, felpe, maglie, c'era veramente un sacco di roba, ma minchia, potevano fare la metà della roba ma sprecarsi un pelo di più. Perché se devo essere sincero, a me di sta roba, forse a parte, non so neanche se è una polo, comunque quella lì col collo qua, tipo i colori della Francia, con scritto Palace, Adidas qua, tanto per cambiare, non c'è veramente nulla che mi emozioni. Passiamo da una collaborazione del cazzo a una collaborazione che a me fa impazzire, non solo questa edizione, ma in tutte le edizioni passate. Ovvero sto parlando di Burberry con Gosha. Cosa hanno fatto ancora questi due brand? Hanno fatto una collaborazione che mi fa impazzire. Vabbè, raga, io sono un cazzo di fanboy di merda, la roba di Burberry a me fa impazzire ogni volta, la roba di Gosha in generale mi piace un sacco, e quindi la collaborazione fra questi due brand non poteva che non piacermi. Partendo dai pezzi più tamarri, partendo dalla camicia dove troviamo i classici quadrettoni di Burberry, ragazzi, sono un ignorante, non so come si chiamano, comunque con il tema classico di Burberry, nella parte più grande e dall'altra più piccolo che mi fa impazzire, ha le giacche, le trench coat, quelle più classiche, ma veramente sono tutta una bomba. Questa qui non è la prima collaborazione che fanno insieme, anzi va avanti da diversi anni e sono contento e spero che continueranno a lavorare insieme perché è veramente una bomba. Parliamo di un altro brand che in generale non mi piace ma che con queste collaborazioni mi ha fatto impazzire. Vi sto parlando di Aaron Preston in collaborazione con NASA e sempre di Aaron Preston in collaborazione con Carhartt. Partiamo dalla prima collaborazione, ovvero quella con NASA che dovrebbe essere rilasciata a fine luglio, ovvero il 27. Questa collaborazione c'ha un sacco di pezzi strani, a partire dalla giacca, quella tutta cata rifrangente che mi ricorda un po' quella uscita da Supreme qualche mese fa, però 100.000 volte meglio, si vede che è veramente una bomba quella giacca. Anche le felpe, se non mi fanno impazzire, comunque sono caratteristiche molto belle. E poi c'è quello zaino spaziale, che è proprio spaziale, bellissimo, incredibile. E niente, non c'è veramente nient'altro da dire, questa collaborazione a parer mio è molto molto bella. Parliamo invece adesso della collaborazione sempre di Aaron Preston con Carhartt, questa volta. E qui non ho neanche assolutamente nulla da dire perché io sono un cazzo di fanboy Carhartt di merda. Tu avrò almeno 7-8 giacche della Carhartt perché a parer mio per le giacche è uno dei brand migliori che ci sia. Infatti anche questa qui fatta in collaborazione con Aaron Preston sono una madonna. Quindi non ho altro da dirvi, fatemi sapere se la pensate come me, questa collaborazione è veramente spaziale. Dai ragazzi, anche se ho un sacco di spazio sulla cartina SD non voglio fare un video di 2 ore, quindi adesso le prossime notizie cercherò di trattarle in maniera più veloce. La prima cosa è il nuovo lookbook di Bape per la Fall Winter 2018. È uscito, si sono visti i pezzi e tutta la collezione dovrebbe uscire nei vari negozi di Bape il 7 luglio. Che ci piaccia o no, la roba di Bape è sempre la roba di Bape. A me non l'ha mai fatto impazzire, ma comunque ci sono un sacco di pezzi classici, un sacco di pezzi belli. E comunque un sacco di altri pezzi verranno rilasciati nel... Minchia, a parlare di pezzi mi sento un tossico. E comunque un sacco di altri pezzi verranno rilasciati col tempo. Quindi adesso starete tenendo qualche pezzo del lookbook, fatemi sapere cosa ne pensate. Notizia clickbait, che non è neanche una notizia, mi serve per dare il titolo clickbait al video, quindi scusatemi. Floyd Mayweather, sì, campione del mondo di salcazzo, si è comprato un orologio da 18 milioni di euro, sì, 18 milioni, che un 18-2K, quindi sono un sacco di soldi. Con cui si sarebbe potuto comprare un sacco di altra roba, a parer mio, ma non penso che si faccia problemi per 18 milioni, in ogni caso. Un orologio che a vederlo mi ricorda quello dell'episodio dei Simpson dove l'orologio ha così tanti diamanti che non riesce neanche a far muovere le lancette. Ed è proprio così, è proprio una pacchianata enorme, però divertente. Quindi c'è anche ha pubblicato anche un video sul suo Instagram, se volete andarlo a vedere, cercate Frame Weather, lo troverete subito. Ultima notizia, che è più un consiglio, andatela a vedere, ogni tanto faccio anche questa roba.
un'intervista che mi pare abbia fatto a E Beast a Virgil Abloh riguardo la sua crisi esistenziale che ha avuto alla fine del suo show alla Fashion Week di Parigi per Louis Vuitton, dove si è messa a piangere, ha abbracciato Kanye West e non lo voleva più lasciare. L'intervista è carina, ve la lascio qui sotto in descrizione, non parla solo di quello, quindi può essere interessante se volete approfondire la storia anche di Virgil. Ultima notizia è semplicemente che Drake, in seguito al suo nuovo album, ha deciso di rilasciare, o comunque di regalare, la giacca che ha utilizzato per annunciare il suo album, mi pare un paio di mesi fa. E questo regalo è fatto tramite l'applicazione Surprise, comunque è una marchettata probabilmente per questa applicazione che io non conosco, non so neanche, non voglio neanche partecipare a questa giveaway. Comunque, se voleste partecipare, scaricate questa applicazione e provate a partecipare. Comunque, raga, il video di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto, ho cercato di farlo anche un pochino più intrattenente, un pochino più lungo. Iscrivetevi al canale se ancora non fossi iscritto, perché ogni settimana vi aggiornerò sempre dalle news dal mondo dello streetwear e delle sneaker, ma non solo, adesso caricherò un sacco di altri video durante la settimana. Quindi mettete mi piace, iscrivetevi, passate dal mio Instagram se volete essere salutati, io vi voglio bene, bello!